Alla fine del III secolo d.C. i cristiani non erano più una delle tante sette religiose sostanzialmente tollerate dallo Stato, ma una forza dialettica all'interno del sistema sociale e politico dell'impero romano. Le comunità cristiane erano sempre più diffuse e inglobavano elementi che non appartenevano soltanto ai ceti urbani medi e medio-bassi, ma anche esponenti di spicco dell'aristocrazia e dell'elite di potere. Il cristianesimo non era più un corpo estraneo, ma parte stessa della società civile. Perseguitare i cristiani significava quindi compromettere la stabilità dell'impero. Per questo i successori di Diocleziano affrontarono la questione dei cristiani in tutt'altra prospettiva. Già nel 311 d.C., Galerio, divenuto Augusto, emanò un editto che iniziava ufficialmente la politica di tolleranza della religione cristiana da parte del governo imperiale. Riprendendo l'iniziativa di Galerio, Costantino promulgò a Milano, nel 313 d.C., il famoso Editto di Tolleranza, con cui proclamava la fine delle persecuzioni e la libertà di culto. È evidente che l'editto fu emanato in funzione proprio del cristianesimo, anche se non è presente nel testo definitivo un riferimento esplicito a questa religione. All'editto seguì però tutta una serie di iniziative a favore delle comunità cristiane, iniziative finalizzate a privilegiare la Chiesa, pur nell'ambito del rispetto formale della religione pagana, iniziative che lasciarono tracce profonde e che contribuirono alla cristianizzazione dell'impero.